Vangelo di Giovanni, ecco, si potrebbe anche riassumere con una semplice, tra virgolette, semplice espressione, trovare il Messia, abbiamo trovato il Messia. Non è questo trovare il Messia frutto di un qualcosa, tra virgolette, di magico. Il Vangelo ci presenta, ecco, la sequela di questo Gesù che passa e di questi uomini che lo seguono, ma evidentemente prima di giungere a questo passaggio importante c'è tutto un percorso, e in questo percorso, ecco, hanno maturato la consapevolezza che non significa avere certezze, non significa sapere come vanno a finire le cose, la consapevolezza di chi è Gesù, che non è un punto di arrivo, è sicuramente un punto d'inizio al quale poi segue un percorso. In questo percorso c'è la maturazione, c'è la consapevolezza, una consapevolezza che però, ecco, va maturata attraverso le esperienze che vivranno i discepoli, anche attraverso l'esperienza forse della incapacità di capire fino in fondo le cose, e anche attraverso l'esperienza, se vogliamo, del tradimento e della riconciliazione. Passaggi che non sono soltanto umani, fanno parte dell'esperienza dell'uomo. Perché se non si parte dall'esperienza umana che questi uomini hanno vissuto, prima con Giovanni e poi con Gesù, non potremo anche capire una cosa molto importante, che l'esperienza di Gesù passa attraverso quella che è la tappa obbligata dell'esperienza umana. Meraviglia, stupore, dubbi, interrogativi, quella che, appunto, ripeto, è l'esperienza dell'uomo, non li rende persone poco credibili, anzi, proprio perché autenticamente umane, su questa dimensione umana fatta di tutte queste realtà, ce le rende sicuramente persone credibili. E allora anche la fiducia che Gesù ripone in uomini non perfetti, in uomini fragili, ma che nella loro fragilità hanno avuto la consapevolezza di chi fosse Gesù e da questo punto di partenza hanno iniziato il loro percorso, noi non soltanto possiamo constatare un percorso, tra virgolette, vocazionale, ma anche la maturazione della fede. Ecco, chiediamo al Signore in questo percorso nel tempo di Natale, dove abbiamo vissuto il 25 dicembre il mistero della nascita di Gesù, e anche attraverso queste letture che ci accompagnano in questo periodo, di poter, ecco, partendo dall'umanità di Gesù, da questo bambino che nasce nella mangiatoia, maturare in una consapevolezza anche nel nostro percorso di fede, dove possiamo anche noi, ecco, dire come i discepoli: abbiamo trovato il Messia. Se l'ho dato Gesù Cristo.